Tempo di bilanci per la cooperativa Api Dolomiti sull'annata apistica 2020. L'anno di apicoltura parte proprio nel mese di agosto e si chiude tendenzialmente a luglio dell'anno successivo, per cui siamo in tema di bilanci. Partirei su un bilancio di come stanno le api, quindi nella salute dell'alveare. L'alveare tendenzialmente stanno bene in tutta la provincia, non ci sono malattie particolari da segnalare, le api sono uscite abbastanza bene dall'inverno e si sono riprese molto bene nella primavera, perché abbiamo avuto una ottima primavera, tant'è che abbiamo fatto ci sono avuti vari mieli primaverili e quindi direi che la prima parte della stagione è andata molto bene. La seconda parte, quindi da giugno-luglio, i mieli sono stati un po' disattesi viste le aspettative della ottima primavera, purtroppo. E si sono avuti altalenanti come produzione, purtroppo un giugno con una temperatura bassa e un brutto tempo, e per cui sia le api che gli alveari che le piante si sono risentite di questa meteorologia, e pertanto possiamo dire che per quanto riguarda i mieli è un anno sul normale. In queste giornate più calde si può ammirare un comportamento particolare delle api. Hanno un sistema di termoregolazione molto valido e hanno una sensibilità sulla temperatura del 0,1 gradi, pertanto tengono mediamente due temperature tutto l'anno, una estiva quando ci sono le uova e le larve e per cui all'interno dell'alveare la temperatura è prossima ai 36 gradi, e una invernale quando non ci sono le uova e quindi viene fatta una palla, le api si mettono in glomere, indicativamente tra gli 8 e 12 gradi. Queste due temperature sono molto stabili e, parlando di estate ovviamente, le api per tenere i 36 gradi tendenzialmente escono dall'alveare e si collocano in esterno, fanno la famosa barba e iniziano a ventilare, quindi alzano l'addome, le ali e mandano aria esterna verso l'interno dell'alveare per far sì che le correnti di aria abbassino la temperatura e sistemino sempre questa temperatura fissa a 36 gradi.